Shiva. Presentati. Ciao a tutti, sono Gianluca, ho 24 anni e vivo a Nembro. Michela. Viaggi? Ultimamente per lavoro sì, negli ultimi 4-5 anni. Prima di meno, ma ultimamente sì. Sì, spesso mi piace. Ultimo viaggio fatto? Sharm el Sheikh l'estate scorsa. Costa d'Avorio. In che vesti? Per lavoro come animatore dei villaggi turistici. Con degli amici abbiamo provato a fare questa esperienza in una missione, quindi in realtà avesse i curiosi, poi ci hanno invitato qualche mansione. Quanto tempo ti sei fermato? 3 mesi, da giugno a settembre. Un mese. Qual era il tuo compito? Vice capo animazione, quindi insieme al capo animazione coordinare i ragazzi dell'equipe dell'animazione, durante il giorno controllare che le attività andassero per il verso giusto e la sera invece presentare il pre-serata, il post-serata, fare gli spettacoli e il giorno libero del capo animazione sostituirlo a tutti gli effetti, quindi essere il punto di riferimento del villaggio. Variava, nel senso che noi facevamo da pendolari in 2 missioni diverse. Quando eravamo in Azerbaigiano, ad Abidjan, che è la capitale storica, stavamo in un ospedale dove si curava, più che altro, si curavano dei bambini. C'è una malattia là che è diffusa in tutta la zona equatoriale, che si chiama piaga del burulì. È un insettino che morsicando deposita le uova e crea delle lacerazioni. Quindi purtroppo è una malattia che colpisce soprattutto i bambini, perché questo insettino si trova nei corsi d'acqua e i bambini, giocando nell'acqua, chiaramente si ammalano ed può portare anche alla morte, purtroppo. Quindi eravamo lì, oppure eravamo a nord della Costa d'Avorio in una missione che si occupava prevalentemente di agricoltura, quindi si aiutavano un po' le persone del posto a coltivare soprattutto riso e a fare in modo che poi i loro prodotti entrassero nel giro del commercio ecosolidale. Avevi ben chiaro che cosa richiedeva il tuo ruolo? 2 anni fa, quando l'ho fatto per la prima volta, no. Man mano sono passate le settimane, i mesi, con l'esperienza poi acquisisci un po' quello che devi fare, riesci a capire con chi hai a che fare, anche perché lavori con la gente, dai ragazzi ai più adulti, quindi non è una cosa semplice all'inizio, ma poi con l'esperienza tutto è andato per il meglio. No, assolutamente no, perché noi nonostante abbiamo fatto dei corsi, la missione era con i padri cappuccini. Abbiamo fatto dei corsi a Milano, poi in realtà non servono a niente, cioè perché non sapevamo di preciso che cosa avremmo trovato là e quindi eravamo del tutto impreparati. Come ha reagito? Che ti sei trovato di fronte? Diciamo bene, visto che le schede di valutazione, i commenti poi che fanno su TripAdvisor o su Facebook, diciamo che i risultati sono stati ottimi e quindi ho ottenuto quello che è il lavoro dell'animatore, cioè far felice chi viene in vacanza. Mi sono trovata di fronte allora ai frati bergamaschi, che erano contentissimi chiaramente di averci come ospiti, e mi sono trovata un sacco di bambini ammalati ad Abidjan e un sacco di bambini comunque anche nell'altra parte, ed erano tutti molto contenti di vederci. Che difficoltà hai riscontrato? Ma essere animatore normale, da coordinare un'equipe, ci sono tante difficoltà, perché innanzitutto hai a che fare anche con gente più grande di te e essere tra virgolette il capo non è così facile, e soprattutto perché hai tanti caratteri diversi e non è come qua quando fai un qualsiasi lavoro che hai valvole di sfogo, cioè lo vedi al lavoro, poi ognuno ha la sua vita, lì ci stai per 3 mesi 24 ore al giorno, per cui impari che anche se ci sono dei disguidi o dei litigi si chiarisce subito e si va avanti senza problemi. La vera difficoltà è stata sopportare comunque la visione quotidiana di gente che soffre, soprattutto bambini sofferenti. Qual è stata la cosa più forte e drammatica, penso. Cosa o chi ti ha aiutato?
Ma come dicevo prima, le settimane, l'esperienza, poi le persone con le quali ho lavorato, i miei capi che ho avuto i primi anni e le persone che avevo vicino, insomma. Beh, chiaramente i miei compagni di viaggio eravamo in 7, tutti lembresi, e anche i sorrisi poi della gente che abbiamo trovato là. I ricordi più belli di questo viaggio. Ma ce ne sarebbero tanti perché in questi 4 anni ce ne sono stati di tutti i colori, quindi staremo qua ore per raccontarne, però ce ne sono stati veramente tanti. Di sicuro i bambini che ci teniamo compagnia spesso e il rapporto con la gente del posto. Mi ricordo ad esempio una partita a calcio, scapoli contro ammogliati e donne. Mogli contro nubili, è stata una roba devastante perché sembrava una finale dei mondiali, c'è cioè una tensione psicologica pazzesca. Sono stata anche l'unica italiana sostituita perché, nonostante la grande ospitalità, hanno detto no, è meglio Prossimo viaggio in programma. Tra 3 settimane alle Maldive, un'altra esperienza sicuramente da raccontare. Non avrà niente di. Non ha scopi umanitari, questo sarà proprio un po' di svago, Thailandia e Birmania a luglio. Però vabbè, il viaggio in realtà regala sempre tantissimo, quindi sarà un'esperienza importante anche questa. Fai un saluto e un augurio agli animatori che iniziano il viaggio del CRE. Un saluto a tutti e mi raccomando, ricordatevi di sorridere, non smettete mai di sognare. Buon credo! Ciao animatori del CRE, buon viaggio! Ricordi più belli di questo viaggio. Ma ce ne saranno tanti anche perché tutte le settimane conosci gente nuova, per cui ce ne sono, ci sarebbero da raccontare per ore. In questi 4 anni ce ne sarebbero da cagare. Stop, non so se si può rifare dopo. Rifai la domanda, Ma taglia. perché? Perché mi sono accorto dopo che ho detto questi 4 anni.